Mi dispiace, ragazzi, presentarmi così il lunedì che inizia la settimana. E questo è il primo video della settimana, quindi ciao a tutti. È appena terminata la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri a Maccabi Haifa Juventus, partita ormai decisiva, non ha nemmeno più senso dirlo. Io, forse il termine più adatto è fondamentale, perché mancano tre partite del girone di Champions. Vi ho già detto la mia opinione in un video contatino qui sopra il canale, della mia previsione del passaggio del turno. Spoiler, per me al 90% siamo fuori. E non mi è piaciuta nemmeno la conferenza stampa. È stata completamente diversa rispetto alla conferenza stampa dell'altro giorno della partita in casa. La stessa squadra che andiamo ad affrontare, eh. Ma la percezione che ho avuto oggi è stata molto negativa, sia da parte di Rabiot sia da parte di Allegri. E di questo vorrei andare a parlare, non prima di avervi ricordato, ovviamente, di scaricare il numero di Dies, il link per scaricare l'applicazione completamente gratuita è qui sotto in descrizione. Andatevi a scaricare l'applicazione perché ci sono diversi contenuti che ho creato appositamente per l'app e c'è la possibilità di vincere una maglia della vostra squadra del cuore. Ragazzi, Rabiot mi è sembrato molto abbattuto, non so se è così di suo proprio nel generale, però Rabiot mi è sembrato molto abbattuto e dice: voglia di andare lì a vincere la partita per poter ancora sperare nella qualificazione. Questa è la voglia di Rabiot, la voglia della squadra. Stiamo parlando sempre, anche quando vinciamo, anche perché non è sempre tutto bene anche quando si vince. Non so cosa non stia andando, se no sarebbe tutto troppo facile. Lo capiremo molto alla svelta. Dobbiamo risolvere i problemi sul campo, che però per stessa ammissione di Rabiot non sono stati ben identificati. Internamente alla squadra siamo un bel gruppo e stiamo lavorando bene anche in allenamento. Per forza di cose devi dire così, anche se eventualmente magari non è così. Dobbiamo cercare di fare lo stesso pure in partita. Mi sento importante per la squadra, ma credo che siano importanti tutti i miei compagni. In questo momento sto bene in campo, sto bene fisicamente, sto cercando di trascinare la squadra. E da fan, anzi da non fan di Rabiot, devo dire che sì, effettivamente in questo momento sta bene fisicamente, sta bene in campo e sta cercando di trascinare la squadra. Lo dico da non fan di Rabiot, però bisogna dargli i meriti, è vero. Voglio aiutare i miei compagni il più possibile. Rinnovo? Non lo so. In questo momento c'è altro a cui pensare. Sono concentrato sul campo e voglio uscire da questo periodo di difficoltà. Poi vedremo cosa succede. E poi gli chiedono: che cosa vi siete detti tu e Allegri? E dice: abbiamo parlato del programma di allenamento di oggi. Allegri poi mi ha detto una cosa, ma è tra me e lui. Non posso parlare di questo. E ora io sono curioso, curiosissimo di sapere che cos'è questa cosa. Sono curioso come una scimmia, voglio veramente saperlo. La squadra è cambiata tanto da quando sono arrivato. Prima eravamo esperti, ora siamo un po' più giovani. C'è sempre tanta qualità, quindi questo centrocampo e questa squadra comunque erano e rimangono una buona squadra. Abbiamo soltanto meno esperienza rispetto a quella iniziale di 3-4 anni fa. Poi gli hanno fatto una domanda che secondo me ci sta e apre un argomento di discussione che poi avremo modo sul quale avremo modo di ritornare sopra. E dice: ora non sto pensando al mondiale perché ci sono tante partite da giocare con la Juventus e dobbiamo cercare di fare bene. Gli altri hanno la stessa mentalità, anche se è vero che è difficile non pensarci, perché davvero manca un mese al mondiale, ragazzi. E questo era il discorso che facevo quest'estate e dicevo: non è tanto sulle prime partite, ma quando si arriva a un mese, 3 settimane, 2 settimane, 1 settimana al mondiale, tutti i giocatori inizieranno a tirar via la gambina, a metterci meno la gamba per paura di farsi male. E se noi pensiamo che in questo mese invece dobbiamo accelerare, dobbiamo mettere il piede sull'acceleratore, questo diventa un problema, perché noi abbiamo tanti giocatori che andranno al mondiale e volenti o nolenti la gamba non ce la metteranno, perché al mondiale ci penseranno. E l'ha detto anche Rabiot adesso, è difficile non pensarci, sono concentrato sulla Juve, sì, ma l'idea del mondiale lì è tra un mese. Questo è un problema, eh? Dobbiamo prima far bene qui, durante il mese che arriva, poi concentrarci sul mondiale. È una stagione difficile perché il mondiale è lì durante la stagione, ma dobbiamo anche stare concentrati sul club. È una missione da parte di Rabiot. Sì, penso alla Juve, certo, c'è la Juve, in questo mese c'è la Juve, però poi c'è il mondiale. Attenzione, perché non è solo un discorso per la Juve, vale per tutte le squadre, ma noi che abbiamo tanti giocatori che andranno al mondiale, beh. Allegri è un allenatore bravo, sa gestire bene il gruppo anche fuori dal campo, questo è molto importante, non tutti gli allenatori hanno questo. Per questo penso che sia un allenatore completo dentro e fuori dal campo. Ok,
intervista di Rabiot decisamente di livello più basso rispetto alla conferenza stampa di Szczęsny di settimana scorsa, dove erano stati toccati argomenti delicati come la testa, e invece qua solite domande, insomma, risposte di default. Attenzione che Allegri ha tirato fuori per ben due volte cuore, passione e concetti che vado a memoria in tutte le conferenze stampa che ho sentito fare ad Allegri, non erano mai stati presi in considerazione. Allegri non ha mai parlato di cuore, di passione. Allegri non è quel tipo di allenatore. Allegri ha sempre parlato di errori, come ha fatto in questa conferenza, di giocare bene tecnicamente, ma cuore e passione, vado a memoria, quindi potrei sbagliarmi. Ma non ricordo altre conferenze stampa di Allegri in cui tira fuori cuore e passione. Ci torneremo sopra perché lo nomina veramente due o tre volte, forse due volte sicuro. Domani sarà complicata. Questo è Allegri. Loro hanno già fatto vedere ottime cose e in casa nostra hanno tirato tanto. L'ambiente è molto caldo, sottoscrivo, tifo incredibile, che si è visto allo Juventus Stadium, incredibile. E in certi momenti della partita non dovremo ripetere gli errori fatti fino ad ora. Ora, prendetevi questa frase del non ripetere gli errori fatti fino ad ora, Ctrl C, Ctrl V, copia e incolla, perché veramente ogni domanda, anche una scomoda nel finale, questa è la risposta standard di Allegri. Non si andava troppo oltre. Voglia di non andare dentro il discorso, scudo di protezione, vedetela come volete, però questa è una cosa che Allegri ha ribadito tante volte, poi ci arriviamo. Gli chiedono Di Maria, Milik insieme a Vlahovic, tutti insieme, può essere l'allegrata di domani? E dice no, perché Di Maria, Milik e Vlahovic tutti insieme non sono un'allegrata. Delle due farò qualcosa di inaspettato. Ho paura, concedetemi un po' di paura. Dobbiamo ridurre al minimo gli errori, come vi dicevo, ancora. La partita di Milano è stata sulla falsa riga di quella col Benfica in casa, vero? Due partite molto simili in cui giochiamo un quarto d'ora, poi perdiamo perché gli altri hanno dimostrato manifesta superiorità, dove potevamo prendere anche probabilmente più di due gol in casa col Benfica, ma forse anche col Milan, perché comunque loro hanno preso due pali e sono andati più vicino loro al 3-0 che noi al 2-1. Fatto sta che poi è finita in quel modo lì. Su queste robe qui bisogna lavorare. La cosa più facile è quella di avere più compattezza dentro la partita. E qui il primo campanello d'allarme. Compattezza, contatelo, numero uno. Mi aspetto la formazione del Maccabi con buoni tiratori. Per vincere servirà una buona partita. Serve avere molta attenzione nella fase difensiva su tutto quello che concerne quello che abbiamo lasciato per strada. Compattezza e fase difensiva, campanello numero due. Con le buone o con le cattive è un modo di dire, ma in questo momento va tirato fuori qualcosa di più. Non occorre stravolgere il mondo, ma serve più cuore e più passione. Come vi dicevo prima, concetto strano da parte di Massimiliano Allegri. Mi sembra quasi, poi magari sto andando io troppo in là con la fantasia, può essere benissimo, però l'ho pensato e lo devo dire, mi sembra quasi un'accusa nei confronti del gruppo squadra o di un determinato gruppo, magari ristretto, di calciatori, tradotto, voi non ci state mettendo il cuore e la passione necessaria per essere la Juventus. Non bisogna stravolgere il mondo, serve più cuore e più passione. Quindi è tutto lì il problema? Calciatori o allenatori e calciatori che non ci sta mettendo cuore e passione? Secondo me questo è uno dei problemi, ma non è il problema. Può essere una buona chiave di lettura, non la escludo, anzi, direi di tenerla buona. Ma non può essere l'unico problema. È per quello che dico, poi il fatto che lo tiri fuori ancora. Domani sera abbiamo l'opportunità di rialzarci in piedi. Le due vittorie avevano illuso tutti ed è stato un errore. Ecco, io qua mi fermo un attimo perché io ricordo bene nell'hotel a Torino, il giorno dopo, che dico testuali parole. Se siamo qua a dire che ci sono stati dei piccoli miglioramenti rispetto a Monza, Salernitana, Benfica, tra Bologna e Maccabi, è giustissimo dirlo, perché dei piccoli miglioramenti ci sono stati. Se siamo qui ad illuderci che tutti i problemi siano risolti, allora non abbiamo capito niente, se siamo qui a illuderci che queste due partite abbiano risolto la stagione. E sentire Allegri che mi dice le due vittorie avevano illuso tutti ed è stato un errore. Ma Dio santo signore, ma lo vediamo noi da fuori, che non è palesemente la chiusura del cerchio, la risoluzione dei problemi? Loro davvero hanno pensato questo? Cioè loro erano davvero convinti di andare a San Siro e vincere perché hanno vinto con Bologna e Maccabi? Per vincere la partita serve un insieme di cose, la fiducia del gruppo, il cuore e la passione, serve aver preparato la gara, serve avere una certa identità di gioco, serve avere anche magari fortuna, la bravura, il sudore, la voglia, la sofferenza, cioè serve un insieme di cose che componga la partita, la preparazione fisica, preparazione tecnica, cioè non è che Bologna e Maccabi, allora fine.
abbiamo risolto i problemi. Cioè, se no, ragazzi, ma boh, mi sembra un discorso assurdo questo, un discorso veramente assurdo. È un percorso che ho fatto crescendo e serve mettersi tutti in discussione. Se poi ci sono squadre migliori di noi alla fine, lo vedremo alla fine. In campo non dobbiamo fare errori come quelli accaduti in varie partite da inizio campionato. Il che è vero, cioè non sto dicendo che non sia vero, non dobbiamo farli certi errori. Però ribadirlo, ripeterlo, concetto, trito, ritrito, lo sappiamo, ma è solo quello? Cioè la Juventus non sta convincendo e non sta vincendo solo per quello? Secondo me no, perché... è il discorso che facevo nelle pagelle di ieri. Se noi prendiamo Vlahovic, l'errore di Vlahovic, lo commette Vlahovic quell'errore? Certo che lo commette Vlahovic, e quindi va detto Vlahovic lì ha sbagliato. Però Vlahovic è un attaccante centrale. Se mi fa l'ala destra in quel frangente e mi sbaglia quel passaggio, non viene mai messo in condizione di fare bene dove lui fa bene, cioè in area di rigore, quindi non gli vengono serviti quei palloni su quali lui può far male in area di rigore. Lui magari ti fa due gol e poi ti sbaglia quel passaggio, perché quel passaggio ci sta a sbagliarlo. Però mettimi nella condizione Vlahovic di far bene, e non possiamo ragionare solo sull'errore, e manca anche il fatto che Vlahovic non sta rendendo al meglio perché la squadra non è in grado di costruire le palle gol che servono per valorizzare Vlahovic, e se no è solo colpa di Vlahovic, no? E no, è colpa di Vlahovic in quel frangente, è colpa di Allegri, la preparazione della squadra, a parte di Allegri, del fatto che Vlahovic non è messo nelle condizioni migliori per fare gol. Poi stiamo analizzando una singola partita, concentriamoci sempre a separare la singola partita, l'evento contro il complessivo, però in quell'occasione lì certo c'è l'errore di Vlahovic, però perché durante Milan Juve Vlahovic non ha mai l'occasione di fare gol? Perché la Juve non va praticamente mai vicino a fare gol? Certo, poi l'errore di Vlahovic, però il resto lo ignoriamo, testa sotto la sabbia come gli struzzi. Non mi piace questo modo di analizzare, si prende in considerazione sempre solo il comodo, sempre solo quello che si vuole dire, mai quello che magari si vede, si pensa, ma non so, mi sembra una sorta di protezione al suo lavoro di allenatore. Però in questo modo cosa fai? Ancora una volta gli errori, chi li fa gli errori? I giocatori. Scarichi ancora una volta la responsabilità sui giocatori, cioè sembra quasi un lavarsene le mani. Ma io cosa posso fare se Vlahovic mi sbaglia quello? Cosa posso fare se Cuadrado mi sliscia il calcio d'angolo? Si può fare che si può cercare di creare più azioni di gol, si può fare che si può cercare di migliorare la fase difensiva. Poi ovvio l'errore è nei singoli, però anche allora la vittoria. Allora se ragioniamo solo in questo modo l'allenatore non serve a niente, autogestione. Cioè è anche umiliante per la categoria alla quale appartiene Allegri, perché sembra veramente che l'allenatore non abbia potere, non abbia influenza. Allora perché sia lì? Cioè, allora perché ogni squadra al mondo ha un allenatore? Se tanto poi l'errore lo fa il giocatore, la giocata la fa il giocatore. È solo per il cambio? È solo per dare la formazione iniziale? No, non può essere questo. Dai, mister, su. Cioè, stai offendendo te stesso e il tuo lavoro in questo modo. No? Ma per l'amore del Signore, ma dai, ma come si fa a dire delle certe cose? Non si può. Più che la pressione, bisogna essere consci dell'importanza di una partita complicata. Va vinta sul campo. Domani sera servirà una partita di attenzione e rispetto, come sempre. Non bisogna dare dei vantaggi che in certi momenti, uscendo dalla partita, bisogna migliorare. Ancora lo stesso concetto. Ancora questo. Ma un po' di autocritica. Ma un attimo. Poi dice assolutamente sì, siamo pronti per questa partita delicata. E attenzione che questa è la domanda con la risposta che mi ha fatto un po' più dannare. Adesso ci parleremo un attimo di questa risposta. E dice: io credo che ci sia un percorso di crescita, ma non bisogna avere alibi. Gli alibi. Serve andare in campo e dare il massimo sotto l'aspetto della compattezza, ancora così è la quarta volta che torna fuori questo concetto, la quarta volta, e la lotta sul pallone. Servono cuore e passione. Serve la compattezza, la lotta sul pallone, il cuore e la passione. E sono le cose che tirano i giocatori in campo. Cioè, ancora una volta, qua io sento un uomo che dice: ma io che ci posso fare? Cioè, questo sento io, Io in questo momento sento Allegri che mi dice: vabbè, ma io che ci posso fare? Se questi non lottano sul pallone, se questi non ci mettono cuore e passione. Perché io ho in mente un frame della partita che è Bonucci su Brahim Diaz, che dice: prego, passi pure. E Kalulu su Moise Kean, che invece va a immolarsi e salva un gol. Quella è voglia di vincere. Ed è la differenza del perché la Juve ha perso e il Milan ha vinto. Ma non solo per quello, perché da cosa nasce quella voglia di vincere? Dal fatto che una squadra funziona, è una squadra che gira. Infatti loro giocano con Gabbia e Tatarusano in porta e sembra che abbiano
che ne so, Buffon e Maldini nel loro momento migliore di carriera. Non ce ne accorgiamo neanche, no? Che loro hanno il portiere di riserva e l'ultimo nella lista dei difensori centrali che piuttosto faccio giocare un altro giocatore fuori ruolo piuttosto che lui. Non ce ne siamo accorti. Perché? Perché il Milan funziona. E funzionando il Milan crea questo ambiente positivo. Ma perché funziona il Milan? Perché c'è un allenatore che ci ha messo mano e è stato in grado di farlo funzionare. Con calma, certo. Però la Juventus in questo momento, con quello che ha, potrebbe dare molto di più, e poi ci arriviamo dopo. Poi l'esperienza si fa giocando e pagando gli errori, un percorso che la Juve ha iniziato dopo anni di vittorie. Dall'esterno sembra facile, cambi i giocatori, finiscono i cicli, dopo 3 mesi vinci. Non è così. No, non è così. Però allora mi viene da dire, per quale motivo stiamo continuando a fare degli investimenti se non si nota mai un minimo di miglioramento? Non è così, certo che non è così, è ovvio che non è così. Però non è nemmeno quello che è adesso. Cioè, ci sarà una via di mezzo, no? Tra le due cose, no? Solo per estremi, sempre per estremi ragioniamo per estremi. Noi mettiamo passione, e dai, passione in questo lavoro per riportare in alto la Juve. Vedi, noi ce lo mettiamo la passione, noi inteso come staff tecnico, invece però ai giocatori serve un po' più cuore e passione. Messaggio che non mi piace. Cioè, questo è un lavarsene le mani, ragazzi. Cioè, questo è un lavarsene le mani. Non mi piace che venga passato questo concetto, non mi piace. Quindi serve fare qualcosa di più, serve riacquisire autostima tramite le vittorie, e su questo bisogna lavorare giorno per giorno. Ma allora io mi chiedo, io una domanda a un certo punto ve la faccio, mister, parliamoci chiaro un attimino, adesso mister non la sentirà mai sta cosa, però con voi la voglio analizzare. Se da 14-15 mesi di lavoro sulla Juventus, con più Juventus diverse per via del mercato, degli infortuni, quello che è, però 15 mesi di lavoro con lo stesso allenatore, con un gruppo squadra più o meno modificato nel tempo, non si è mai vista un momento in cui dici, cazzo, finalmente per queste 5 partite mi sento la squadra buona, la squadra forte, la squadra che va a dominare, la squadra che può vincere un trofeo, può vincere un campionato, può passare un turno di Champions? Non abbiamo mai avuta questa sensazione. 15 mesi. E in questo momento siamo al 90% fuori dalla Champions. E io non sono convinto di vincere domani ad Haifa. Anzi, è più probabile non vincere per me domani ad Haifa. E siamo 10 punti dal Napoli dopo 9 giornate di campionato. Tradotto, continuando così, sono 38 giornate di campionato. Cosa facciamo? Arriviamo a 40 punti dal Napoli? Continuando su questa falsa riga fine anno? E allora, se in 15 mesi questa cosa non ha funzionato, Dio santo Dio, continuiamo ancora su questa falsa riga e chiediamo ai calciatori qualcosa in più, e chiediamo ai calciatori cuore e passione, e diciamo, però mancava Chiesa, Pogba, Di Maria, è questo? È davvero questo? Continuiamo ad aspettare che a un certo punto allora i calciatori capiscano, facciano quello che chiede l'allenatore. Ma non sorge mai un minimo piccolo dubbio che per questa tipologia di giocatori che si è ritrovato nell'Allegri Bis, il modo con cui si era vinto in precedenza non va bene? Che non hai più quel tipo di difesa che nei singoli riesce a reggerti gli impatti contro altri giocatori, anche magari superiori, e che per questo non puoi chiedere compattezza, attenzione difensiva, attenzione all'errore a determinati giocatori che per indole hanno altre caratteristiche completamente opposte a quello che si sta chiedendo? Non viene in mente che magari allora questa squadra non può fermarsi, quindi non può fare una preparazione di un certo tipo dove duri 15-20 minuti a partita? Non viene in mente che forse si può mettere anche in dubbio il modo di ragionare, di pensare, di allenare, che è sempre andato bene in precedenza, ma che oggi non va più bene? No, noi ci mettiamo passione per riportare la Juve là dove le compete, però poi i giocatori non vincono i contrasti, fa gli errori, non ci mette ancora passione. Ma io questa roba mi fa indemoniare, perché è vero che ci sono gli errori dei singoli e vanno sottolineati e vanno accettati e vanno etichettati, sottolineati. Vanno dette, certo che vanno dette, però tutto il resto non esiste? Allora davvero, per quale motivo la Juventus deve mettere a bilancio la voce Massimiliano Allegri, 7, 8, 9, quelli che sono milioni di euro all'anno, ogni anno lui e il suo staff, per due, per fare il lordo? Per quale motivo? Cioè, per quale motivo allora la Juve spende questi soldi? Se tanto poi, sono i giocatori che mi sbagliano. Non riesco veramente a capire, perché questa è stata la conferenza di oggi, è stata questa.
cuore e passione, gli errori, la lotta sul pallone. Ripetuti, concetti ripetuti in ogni domanda. Poi gli chiedono, Chiesa è, e dice, Chiesa non è pronto per il derby, domani va a giocare in Arce con i ragazzi, lui deve riacquistare fiducia nelle cose di campo, sta bene ma col Torino assolutamente no, ma questo lo sapevamo. Perché poi l'ultima domanda, che è quella più scomoda, e gli chiedono, ma mister, ma non è la sensazione che la Juventus con i giocatori che ha a disposizione stia underperformando rispetto al livello della squadra? E lui sbiascica due parole e poi dice... I ragazzi sono d'accordo nell'essere compatti per eliminare gli errori dentro la partita. Una squadra che punta a vincere non deve farli. Ma questa squadra non può puntare a vincere. Ma come? Ma vincere che cosa? Questa squadra qui, in questo momento qui, puntare a vincere che cosa? Se poi mi viene a dire che se vinci contro Bologna e Maccabi c'eravamo tutti illusi, ma tutti chi? Ma tutti chi dentro la squadra? Ma io mi auguro di no. Tutti chi, lo staff, ma io mi auguro di no, tutti chi, i tifosi, no, non è vero. Leggo quotidianamente i commenti di tutti i tifosi, non è vero. Non si erano illusi, non c'eravamo illusi. Cioè, tutti chi? Tutti chi? E questa squadra è chiaramente, certo che sta underperformando. Cioè, se prendo la classifica di Serie A, cosa siamo? Non lo so neanche. Ormai ho perso la voglia di andare a vedere la classifica di Serie A. Non ce l'ho la voglia, perché tanto so che... Siamo a 10 punti dal primo posto, ci sarà l'Udinese, prendo l'Udinese, è più forte di noi l'Udinese, che è sopra di noi in classifica, prendo il Monza, che ci ha battuto, è più forte di noi il Monza, non abbiamo underperformato nelle partite con Monza, Salernitana, Fiorentina, Sampdoria, in quelle partite non abbiamo underperformato, abbiamo overperformato, o questo è il livello della Juve? Perché poi mi gira a sentire, ma i calciatori sono scarsi. Calciatori che hanno un palmarese di tutto rispetto, giovani che sono in rampa di lancio, investimenti che sono stati fatti, tutti scarsi, sempre tutti scarsi. Però non lottano, però fa gli errori, però il cuore e la passione. A me sinceramente questo modo di comunicare non piace. Non mi piace perché veramente, cioè, ma poi con un giocatore di fianco. Ma se io sono un giocatore, ma se io sono un calciatore e c'ho di fianco l'allenatore e gli mi chiedono che cosa dobbiamo fare per uscire dalla situazione e la risposta è manca ancora passione, facciamo troppi errori, la fase difensiva, sbagliamo, serve più compattezza. Io, cioè, a un certo punto, magari non lì, in conferenza stampa, però dopo glielo vado e dico, scusi mister, ma... è tutta colpa nostra? Perché se poi la risposta è sì, allora alzo le mani, perché se Allegri pensa davvero che lui il massimo lo sta facendo, perché anche quando gli hanno chiesto che colpe ha lei, una volta gli hanno fatto questa domanda, lui ha detto ma sbaglierò la formazione, ma non è mica quello lì l'allenatore, o almeno non è solo quello lì l'allenatore, cioè l'allenatore è un insieme di componenti essenziali nella gestione della squadra, se no sono scemi tutti i presidenti di tutti i club nel mondo a pagare un allenatore quando deve solo fare la formazione, la fa il presidente, allora risparmi uno stipendio. È quello il problema? No, non è quello il problema, è che l'allenatore è un insieme di cose. E se oggi chiedo in cosa è brava questa Juve, non lo so, non so rispondervi ragazzi, non ho una risposta. E la Juve dell'anno scorso in cosa era brava? Non lo so. Se vi chiedo qual è la formazione titolare di questa Juve, non ne ho idea, perché da 15 mesi abbiamo cambiato ogni formazione, non c'è mai stata una continuità di formazione. Se vi dico da chi possiamo vincere, vi dico da nessuno, da chi possiamo perdere, vi dico da tutti. Ma questo è il problema, è perché i giocatori non ci mettono cuore e passione? Anche, certo, sicuramente, però quel cuore e la passione nasce da un lavoro quotidiano che va a coinvolgere i ragazzi all'interno di un progetto, che si sentano protagonisti della partita e non in balia degli eventi e trascinati da quello che è lo status di forma attuale della squadra o degli avversari. Perché oggi Rabiot, perché, e lo dicevo prima, non sono fan di Rabiot, ma perché oggi devo dire che Rabiot sta facendo quelle cose che ha detto? Perché è vero, ma sapete per quale motivo? Perché sta meglio di quegli altri, semplicemente un discorso fisico. E quando finirà la benzina Rabiot, tornerà a essere il giocatore mediocre che gli abbiamo visto, che abbiamo visto negli ultimi 4 anni. E temo, ho paura che quando finirà la benzina Milik della preparazione che non ha fatto con noi, si abbasserà all'interno del livello di questa Juve, basso di questa Juve, come Miretti. Miretti è partito a cannone, non è più titolare, non viene più preso in considerazione, è entrato l'altro giorno disastroso, perché è già stato assorbito.
Lo stesso Vlahovic è già stato assorbito, Locatelli, 40 è già stato assorbito, i nostri investimenti, se continuiamo così, vengono assorbiti, vengono mangiati, masticati, perché questi giocatori che sono tanto scarsi, li prendete, li trasportate in un'altra squadra, ma vedrete cosa fa, ma vedrete durante il mondiale i vari Di Maria, i vari Vlahovic, i vari Milik, vedrete... Vedrete che non sono dei morti, vedrete che non sono investimenti sbagliati, è che in questo momento non siamo in grado di tirar fuori dai calciatori il loro potenziale, perché non ci si mette mai in dubbio, non ci si mette mai in dubbio dall'alto. Ragazzi, un passo indietro, un po' di umiltà. Si è vinto tanto, certo, sono felicissimo, ho goduto per ogni singola vittoria, ho festeggiato ogni singolo trofeo. Ma quella non è una giustificazione di manifesta superiorità. Serve essere umili, serve fare un passo indietro, serve accettare che quello che si sta facendo non sta funzionando, serve cambiare in corsa, serve capire questa squadra, serve mettere da parte l'opinione personale, serve mettere davanti i fatti per cercare di riportare la Juve davvero dove le compete, ma non barricarsi dietro un mare di scuse, perché poi si dice niente alibi. E questi che cosa sono? E gli alibi, sapete chi li usa? Quelli che non vincono. E sapete chi siamo oggi noi? Quelli che non vincono.